Bentrovati al nostro TG. Venerdì 31 gennaio alle ore 17:30, presso l'Aula Magna, Aldo Costo di Palazzo Ateneo, ha presentato il libro del senatore Dario Stefano, La Decadenza. Ha introdotto il direttore della Gazzetta del Mezzogiorno, Giuseppe De Tommaso. Presenti il professor Vladimiro Zagabeschi, già giudice della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, Antonio Auricchio, rettore dell'Università di Bari, e Nicky Vendola, presidente della Regione Puglia. La decadenza di Silvio Berlusconi diventa un libro, La decadenza per l'appunto, un instant book che premette atti, retroscene e manovre dal giorno in cui il Cavaliere venne condannato dalla Cassazione per frode fiscale fino al 27 novembre, data nella quale il Senato ne ha decretato l'espulsione. Di per sé non è una notizia, ma lo diventa leggendo il nome dell'autore. E infatti Dario Stefano, presidente della Giunta delle elezioni di Palazzo Madama, che ha avuto un ruolo centrale in tutta la vicenda, prima scandendone i tempi e le forme, poi assumendo in prima persona l'onere della relazione che ha di fatto sancito l'allontanamento del Cavaliere dalle aule parlamentari. Ma è un diario di bordo di questo viaggio nelle istituzioni su un tema molto delicato come quello dell'eguaglianza di tutti i cittadini di fronte alla legge, incluso i cittadini dotati di soverchiante potere economico, di soverchiante potere mediatico e di un monopolio anche del potere politico. Il principio di eguaglianza è stato veramente messo in discussione dalla destra in questi anni. Non tutti i cittadini sono uguali, questo si intendeva dire. I cittadini che sono più potenti sono quasi immuni, dal dovere, di sottostare al primato del controllo di legalità, dal primato, diciamo, della giustizia, della legge. Ecco, anche questo è il berlusconismo e bisogna combatterlo sempre perché, è come tornare nel Medioevo quando i vagabondi venivano messi in galera perché erano vagabondi, gli accattoni venivano torturati perché l'accattonaggio, l'elemosina erano reati e chi definiva che cos'era legge, che cos'era giustizia era il proprietario della ricchezza. Ecco, questo Medioevo a me non piace. Grazie, Presidente. Ma sì, racconta una pagina di mia esperienza al Senato, alla guida della Giunta. Lo fa col desiderio di voler rendere evidente il valore di una discussione pubblica nella sede naturale della democrazia, volendo cercare di sconfiggere un tabù, quello che immagina che il palazzo sia il luogo di intrighi e di manovre e non invece di un esercizio di democrazia, di discussione, di confronto, di dibattito, ma anche di applicazione di legge. Il ministro della Difesa Mario Mauro in visita a Bari al convegno organizzato dal Partito Popolare Europeo a Villa Romanazzi Carducci sulla macroregione Adriatica-Ionica, intervistato sullo stato attuale dei fatti sui nostri fucilieri di Marina, Massimiliano Latorre e Salvatore Girone, ha dichiarato tra l'altro: è inaccettabile il fatto che due persone innocenti dopo 2 anni non conoscono ancora le accuse che gli vengono rivolte. Il rinvio è un rinvio dettato dal fatto che si attende il pronunciamento della Corte Suprema, mentre il Tribunale che si è riunito oggi doveva decidere sul tema semplicemente dell'affido in custodia, non più alla Corte Suprema, ma al Tribunale incaricato dalla Corte Suprema di dirimere la questione. Ebbene quindi ha fatto questo Tribunale a aspettare che si pronunci la Corte Suprema sul ricorso presentato dal Governo italiano. Per quello che invece riguarda la questione nel suo complesso, è inaccettabile il fatto che due persone innocenti dopo 2 anni non conoscono ancora le accuse che gli vengono rivolte. Ed è per questo che l'Italia ha fatto ricorso ed è per questo che l'Italia chiede che i nostri fucilieri di Marina possano seguire, stando a casa, il proseguo delle indagini. L'obiettivo è mettere tutta la forza della politica internazionale sulla stessa mattonella nell'interesse esclusivo di Massimiliano Latorre e Salvatore Girone. Così deve fare anche la politica nazionale, non dobbiamo perderci in litigi. Molto bene ha fatto il Parlamento italiano a recarsi e a sottolineare non solo l'affetto nei confronti dei nostri fucilieri, ma la determinazione del sistema Italia a ottenere il risultato del loro rilascio. A margine del Consiglio regionale del 28 e del 29 gennaio abbiamo ascoltato il consigliere regionale Nicola Marmo a proposito dell'ordine del giorno approvato all'unanimità dal Consiglio regionale.
Un ordine del giorno a firma di Antonio Maniglio PD e Nino Malmo PDL Forza Italia sulla legge regionale che regolamenta le certificazioni mediche in materia di idoneità all'attività sportiva. Tale legge, sostengono Maniglio e Malmo, nell'ordine del giorno, colma un grave e colpevole ritardo da parte della Regione Puglia, visto che la normativa nazionale in materia è vecchia di alcuni decenni e che tutte le altre regioni si sono dotate da tempo di leggi regionali coerenti con gli indirizzi del Ministero della Sanità. Allora, consigliere, i certificati di idoneità sportiva? Sono detenuti da una lobby potente che gestisce tutti quanti gli atleti pugliesi. Noi con questa legge e con il regolamento che tarda a venire, quindi l'assessore Gentile non si è impegnata come doveva impegnarsi, oggi siamo ancora in attesa di un regolamento attuativo che liberalizzi la certificazione degli atleti in ogni attività sportiva. Oggi invece è detenuta solo da alcuni medici che sono raggruppati in un organismo ben individuato. Ma tutte le altre regioni hanno già fatto questo, noi invece siamo un po' in ritardo. Certo, le altre regioni sono normalizzate, noi siamo sempre straordinari in tutte le cose. Questa limitazione di certificazione ha portato anche alla chiusura della facoltà di medicina dello sport a Bari, infatti tutti quanti si laureano, si specializzano a Chieti o credo al nord comunque, e questo è un fatto gravissimo, quindi bisogna sconfiggere le lobby, i potentati, quelli che pensano solo a se stessi e non pensano invece a liberalizzare le attività. Grazie consigliere. Ai nostri microfoni anche il consigliere Lo Sappio, a proposito della legge, anche questa votata all'unanimità dal Consiglio regionale sulla cannabis per uso terapeutico e benefici che da essa derivano. Allora consigliere, ieri una legge importante approvata sulla liberalizzazione della cannabis ad uso terapeutico. Sì, è la terapia del dolore. Non risolve l'origine della malattia, ma aiuta il paziente a sopportare e possibilmente a superare il dolore attraverso dei farmaci che hanno come principio fondativo la cannabis. Questa è già una legge dello Stato che è stata recepita da diverse regioni e oggi anche dalla Puglia e consente, sulla base di un piano di cura predisposto da un medico specialista, consente al paziente, all'ammalato, di rivolgersi al proprio medico curante e di scegliere se fare questa terapia nell'ospedale o anche nel proprio domicilio, rivolgendosi con ricetta alla farmacia per avere il farmaco. Grazie. Grazie per averci seguito. Arrivederci alla prossima edizione.